Salve a tutti ragazzi, vi chiederete perché oggi Frankie è vestito elegante, perché sicuramente avete anche visto la copertina. Oggi andiamo a salire sulla nave più grande del mondo, ossia il Titanic. Eccolo qui ragazzi, tra l'altro sta partendo senza di noi, cazzo. Aspetta, aspetta Titanic. Cavolo, aspetta Titanic. Aspetta, devo salire anch'io. Ragazzi, cosa mi tocca fare per salire su una nave? Aspetta, aspetta. Andrà a sbattere contro quell'altra nave lì, vabbè. No, non devi scendere sott'acqua. Ok, ragazzi, mi sa che forse dovremmo usare le forze della natura. Adesso riportiamola vicino. Dov'era Franco? Mi sono già dimenticato dov'era Franco. Ok, ragazzi, ho riportato vicino la nave. Eccoci qua, ragazzi. Siamo saliti sul famosissimo Titanic. E adesso cercheremo di muoverlo. Ok, va abbastanza lento, ragazzi. Va veramente lento perché appunto è una nave gigantesca. Comunque come potete vedere è veramente grossa. Ci sono tutti gli interni ragazzi, ci sono le sedie sopra. Insomma è un po' tutto allestito. Manca forse qualche decorazione però. Ecco ragazzi che partono con i cilindri giganti ragazzi. Ci ha messo anche i cilindri giganti il ragazzo. Chiunque abbia fatto la moda sicuramente si è impegnato, perché ragazzi è veramente gigante. Cioè guardate, è più grande di quella piccola baia lì. È gigantesca ragazzi questa nave. Peccato che sia lenta. Sì, peccato però che sia lenta, già. Che ragazzi, ci metteremo migliaia di anni se continuiamo in questo modo. Ok, forse è meglio se uso una mod per aumentare la velocità di questa piccola barca. Piccola. Ok. Ok, ragazzi, ho aumentato la velocità della nave di 400 volte e nonostante questo va comunque abbastanza lenta, quindi potete vedere. Ah, c'ho anche il suono per... ragazzi, guardate lì come va veloce, vado talmente veloce che parte della nave va a finire sott'acqua. Che ragazzi, non credo riuscirò a girare però. Speriamo di riuscire a girare. Vediamo in prima persona come si vede. Ah, bellissimo ragazzi, in prima persona. Wow! Bellissimo. Però il problema è che non vedo niente. No, no, non buttarti! No! Ok ragazzi, ho avuto un piccolo problemino con la nave, come vedete è abbastanza affondata, sta abbastanza affondando e l'ho dovuta lasciare. Insomma si vede che è un'abitudine per questa nave andare a affondare, quindi adesso cercherò di spawnarla di nuovo, cercherò ragazzi di spawnarla di nuovo, questa volta in una direzione giusta, in modo da poter farci qualcosa. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo tornati nel Titanic. Ragazzi, questi sono gli interni, come potete vedere. Sicuramente sta ancora cercando di rifinirli il ragazzo, però comunque sia sono davvero belli già, anche già così come sono, soprattutto la visuale. Tra l'altro se vedeva così ci credo poi che è andato a sbattere, se veramente il capitano vedeva così ci credo che è andato a sbattere contro il coso. Ragazzi, eccoci qua con la nave, bellissima. Ovviamente è velocizzata, infatti, visto che è velocizzata, spesso il culo, diciamo, della nave va a finire sotto. Ragazzi, proviamo ad andare a sbattere contro il coso lì. Vediamo se riusciamo a distruggere quel porto. Vai, a tutta birra! Vai! Ci passiamo attraverso. Siamo andati a sbattere da qualche parte. Ah, abbiamo buttato le persone... Ragazzi abbiamo... cos'era? Abbiamo buttato le persone che erano lì sopra sotto. Le persone ci vanno a sbattere, però si vede che questa nave qua, essendo troppo gigante, non va a sbattere contro effettivamente qualche... diciamo la costruzione. Però cavolo, bellissimo, lì abbiamo l'aereo. Tra l'altro come prima appunto è difficilissimo questa farla girare, perché proprio non sta girando. Dobbiamo cambiare visuale. Ma Franco muove, sì ragazzi guardate, muove proprio, ma guida come se fosse, cioè come lo prende lì il coso, il cerchio lì, guida come se fosse una macchina. Che ragazzi dobbiamo cercare di girare, perché se no andiamo a finire che siamo nel Pacifico e noi però dobbiamo tornare lì vicino, perché volevo vedere cosa succede se vado sulla spiaggia. Proviamo ad ammarinarlo sulla spiaggia, il Titanic. Dai! Ragazzi non riesco a girare. Comunque adesso proviamo anche a vedere cosa c'è dentro. Proviamo ad esplorare dentro cosa c'è. E vediamo anche se riusciamo ad andarci con Franco. Dai su, gira. Prima però volevo provare ad andare sulla spiaggia. Quindi adesso vediamo cosa succede se andiamo a buttare il Titanic. A fermare, a parcheggiare diciamo il Titanic sulla spiaggia. Tra l'altro se avete notato, eravamo proprio lì sulla destra, su quella specie di porticino lì, quando abbiamo provato a distruggerlo. E... Abbiamo dovuto fare tutto questo giro gigante soltanto per girare la nave. Tra l'altro adesso provo anche a andare sopra quella. Vediamo se si vede in prima persona. Addio! No, l'abbiamo già investita. Poverini, scusa. Titanic! Ragazzi, no! Cos'è successo?
affondato pure nella sabbia, ragazzi, il Titanic. Ragazzi, abbiamo il Titanic che è affondato nella sabbia. No, non ci credo. Ma no, ma perché cade? Basta. Ok, ragazzi, mi sa che sulla terraferma non lo posso tenere. Ok, ragazzi, sperando che il Titanic non si muova troppo, proviamo a esplorarlo dentro. No, cosa ho fatto? No! No, 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 no. Cosa ho fatto? No, scusami, Titanic, no. Si è ribaltato. Cavolo, ragazzi, sto trattando questa nave gigante e il Titanic come se fosse una sorta di pizzetta, come se fossi un pizzaiolo che fa la pizza. È così che l'hanno fatto il Titanic, lo prendevano, lo sbattevano di qua e di là. Ok, ok, provo a metterlo circa in questa zona. Ok, speriamo che stia fermo, così possiamo un attimo esplorare cosa c'è sopra. Ok, abbiamo delle belle panchine. Tra l'altro la texture soltanto mi sembra la texture del pavimento, è fatta abbastanza, diciamo, è di legno. Oh, abbiamo anche la parte dentro qua. Interessante, vediamo quanti piani. Ok, abbiamo solo questo piano qua. Cosa abbiamo qua? Ok, altro da dentro. Ma quindi, ma sono soltanto delle stanze vuote, dentro però non è... Ah, ragazzi, qui abbiamo la famosa zona, quella lì con... non so se vi ricordate del film, quella con, insomma, il... le scale, tutto, qua c'erano tutti i tavoli, quella roba lì. Qua abbiamo le stanze, mi sa, credo. Ah, qua abbiamo anche un altro, ne abbiamo altre di scale. Ok, cosa abbiamo? Ah, ecco, questa invece è la cabina. Ma io me la immaginavo un po' più grande, raga. Cos'è sta roba? Cioè, Franco è un gigante in confronto. Anche perché mi sa che anche la nave, comunque sia, dovrebbe essere ancora più grande di quanto è mostrato. Ma cos'è? Ragazzi, è una nave per bambini questa. Non ci sta nemmeno Franco dentro. Cioè, il Titanic è un giocattolo di Titanic per bambini. Che, ragazzi, dentro comunque non c'è niente, è un po' deluso, sono rimasto. Vediamo cosa c'è qua sotto. Sotto ovviamente non c'è niente, proprio di niente, non c'è proprio zero sotto. Ok, quindi niente, ragazzi, questo era il Titanic. Adesso però, prima di fare una cosa, proviamo a vedere se riusciamo ad affondarlo. Ok, ragazzi, sto cercando di provare a affondarlo, però come vedete l'unica cosa che succede... Oh, ma continua a finire sott'acqua. L'unica cosa che succede è quello che succede, insomma. Ragazzi, ho buttato il Titanic qua sopra. Beh, così effettivamente... Ok, ragazzi, ho deciso di prendere il Titanic e come ultima cosa, per vedere quanto è grande, di portarlo vicino a un edificio e vedere quanto è grande... stando vicino all'edificio più alto del gioco, che dovrebbe essere questo. Eh sì. Ok, ragazzi, più grande dell'edificio lo è sicuramente. Questo è poco ma sicuro. Ragazzi, che figata. Come c'è finito un Titanic su... Come c'è finito il Titanic su... sul grattacielo della Maze Bank. Wow. Ma com'è la visuale da Franco? Ciao Franco! Bella visuale, insomma, non dovrebbe stare qui però. Ok, ragazzi, proviamo a portarlo anche nella diga lì, nel lago della diga, perché credo sia questo, sì. Credo sia quello, ragazzi, non ne sono sicuro, ma credo sia... Ah no, abbiamo anche il lago quell'altro. Però noi lo portiamo qua nel lago della diga. Per vedere cosa succede, ragazzi, giusto per vedere quanto è grande, insomma, in confronto proprio al gioco, perché il Titanic è veramente grande ed è comunque piccolo, se avete notato, è comunque abbastanza piccolo. Ok, ragazzi, il Titanic in un lago. Perfetto, tra l'altro sta anche andando contro la diga. Ok, ragazzi, sta per andare a sbattere contro la diga e probabilmente ci passerà attraverso, infatti. Ragazzi, sta passando attraverso la diga. Fa troppo strano vederlo comunque. Ma non è che sta guidando al contrario, Franco? Ah no, sta proprio andando indietro la nave. Ok, ok, eccolo lì che lo vediamo cadere. Ok, eccolo qua. Ah, quindi praticamente c'ha le collisioni in quella zona lì e si ferma. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, comunque questo era il Titanic. Ditemi se volete che faccia altre cose col Titanic. Fatemelo sapere nei commenti, quello che... qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi cosa. Oh, abbiamo un altro laghetto qua, proviamo a metterlo lì dentro. Fatemi sapere cosa vorreste che faccia col Titanic, magari lo metto davanti al treno, ragazzi. Ok, qua dentro non ci sta proprio.
Ok ragazzi, mettete un like, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.